Sono diventato ufficialmente un gallo. Belotti è della Roma, Belotti è della Roma. E namo, e namo. Il galletto è nostro, ragazzi. Ora serve un centrocampista e la Roma è al completo. Finalmente, dopo una lunga attesa, è nostro. È nostro l'attaccante ex Torino che ha realizzato più di 100 gol in Serie A, che viene a fare il vice Tammy Abraham, un colpo semplicemente clamoroso, quello messo a segno da parte della Roma. Finalmente Mourinho lo aspettava, lui ha spinto per venire da noi, ha rifiutato offerte importantissime, tra cui 4 milioni e mezzo dal Galatasaray. A Roma viene a prendere di meno, è proprio una scelta di cuore per rimanere in Serie A, comunque venire nella prima squadra della capitale, essere allenato da Mourinho, e comunque avrà l'affetto di noi tifosi romanisti. Sono veramente contento, perché fino a pochi anni fa ci potevamo sognare solamente un attaccante del genere, tra l'altro che viene a fare l'alternativa ad Abraham, che può farlo tranquillamente rifiatare a partita in corso, può far coppia con lui magari negli ultimi minuti se c'è da recuperare una partita. Mourinho lo voleva prima del match contro la Juventus, ora non so se ci sono le prospettive per riuscire a fare un miracolo del genere, però nei prossimi giorni sarà nostro ed è ufficiale. Mamma mia, il gallo Belotti, che bello, che bello. E parlando di cifre, va a firmare un contratto triennale per 3 milioni di euro netti a stagione, a parametro zero. Come sapete, si è allenato ovviamente a livello individuale, non avendo squadra, a Palermo, e l'unico fattore negativo è appunto questo: non ha svolto la preparazione con alcun club, ha lasciato il Torino prima di iniziare la preparazione, perché come sapete se n'è andato da svincolare, perché appunto era scaduto il contratto. A me mi era venuta un attimo, no, l'ansia che la trattativa non andasse più nella giusta direzione, perché veramente i tempi si erano allungati troppo. Ma Belotti, per quanto ha spinto per venire nella capitale, ha aspettato tutto questo tempo. La Roma è riuscita ad accontentare le sue pretese economiche, ma serviva una cessione ed è arrivata, e Felix sblocca la trattativa perché se ne va alla Cremonese per 6 milioni di euro più 3 di bonus, cifra sborsata comunque ampia da parte del club che abbiamo affrontato nell'ultima gara. Poi ovviamente appunto ci sono stati dei contatti decisivi dopo il match, e vai a prenderti a parametro zero Belotti. Secondo me un'operazione veramente intelligente di calciomercato, quella della Roma, che si va a rinforzare nuovamente, va ad allungare la rosa, e come detto è un giocatore veramente veramente forte, che ha tra l'altro lo spirito murignano. Proprio per questo secondo me andrà a far bene, avrà la motivazione giusta tra l'altro di giocare allo Stadio Olimpico con il pienone ad ogni partita, e sarà veramente emozionante per lui, perché essendo stato sull'Altoro, no, diciamo ad alti livelli, non è che ha visto piazze clamorose, no? Cioè comunque al Torino sì, c'è una bella tifoseria, ma non puoi paragonarla a quella che c'è a Roma, no? E ora vedrà veramente uno spettacolo che probabilmente poteva solamente sognarselo fin da bambino, no? Un attaccante che ovviamente nell'ultima stagione ha fatto fatica, parliamoci. Ma comunque i suoi 8 gol in 22 presenze li ha trovati, tra l'altro conditi da un assist. Comunque ai 100 gol e passa che ha totalizzato, ci sono da aggiungere i 27 assist con la maglia del Toro. Insomma, bottino veramente importante, quindi ovviamente ci garantirà ovviamente un peso importante nella squadra. Speriamo che ovviamente deciderà qualche partita con i suoi colpi, con i suoi gol, aiutando appunto il resto del gruppo, tra l'altro molto amico magari di Pellegrini, di Zaniolo. Infatti ovviamente sembra che Pellegrini lo abbia addirittura sentito al telefono per convincerlo a venire a Roma. Lo ha fatto anche Immobile, che si è attaccato al cazzo perché negli ultimi giorni la Lazio aveva fatto un tentativo per superare la concorrenza della Roma per portare il gallo Belotti nell'altra sponda del Tevere, ma alla fine Belotti gli ha detto di no.
voleva solo la Roma, ha voluto solo la Roma e ovviamente il tutto è andato in porto. Sono veramente contentissimo, lo potete ben capire da come parlo di questo attaccante. L'unica cosa, speriamo che tenga a livello fisico, perché comunque in questa stagione qualche ricaduta, no? L'ha avuta, infatti ha trovato difficoltà, è forse la peggior stagione degli ultimi anni del Gallo Belotti. Comunque però l'hai visto, no? Sotto il punto di vista numerico di gol non è che mica è andato male, eh? Ovviamente proporzionando i minuti giocati alla realizzazione dei gol. Che dire, secondo me è un colpaccio perché comunque se negli ultimi anni come vice Dzeko, no? Per dire, comunque anche come vice Avram abbiamo avuto sempre calciatori mediocri che non t'hanno mai cambiato una partita, cioè a partire da appunto lo Shomurodov di quest'anno. L'unico forse negli ultimi anni è stato proprio Borja Mayoral, che ha fatto veramente molto molto bene. Mi dispiace che se n'è andato, no? Però non è un attaccante proprio che aggressivo, diciamo che gli piace molto giocare in verticale, cosa che la Roma non è che fa di consueto, quindi ovviamente non rientrava e non rientra comunque nei piani tattici, no? Perché ovviamente cambia l'italiano di José Mourinho e poi del resto, cioè Schick, il Barbo che poi poteva giocare d'ala che da attaccante, aveva avuto troppi giocatori veramente scarti, no? Veramente giocatori imbarazzanti e finalmente abbiamo un bomber vero che si chiama Andrea Belotti. Fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento, io sono sicuro che potrà far bene in questa Roma, si troverà alla grande, avrà un gran feeling con il resto dei compagni, giocatore ovviamente della nazionale, il vice Immobile per eccellenza, che fa addirittura meglio dello stesso, anche se ovviamente i numeri non sono eclatanti, non giocando ovviamente sempre. Mamma mia che bello, mamma mia che bello, godurioso, no? Ha rifiutato la Lazio, ha aspettato la Roma, ha rifiutato 4 milioni e mezzo dal Galatasaray. Mamma mia, questo è un grande, questo è proprio un grande, una grande persona. Il gobbo, sì, il gol di statura Belotti è arrivato da noi, però voglio vedere quanti se magna hanno le mani, un grandissimo calciomercato della Roma e ora va completato con una ciliegina sulla torta. Stiamo parlando appunto del centrocampista. Ciao.